Siamo davanti al municipio di Pula col nostro futuro sindaco Carla Medau. Per Casteddu Online sentiamo un po', dopo questa clamorosa vittoria, cosa vuoi dire ai tuoi cittadini? Beh, chiaramente un grazie, grazie perché è stata la vittoria di un intero paese, un sostegno ampio, largo e una fiducia davvero che ci inorgoglisce, quell'orgoglio che ci porta a iniziare a lavorare già dalle prime ore di questa giornata per questo nostro territorio, per questa nostra cittadina davvero straordinaria. È stato un risultato non inaspettato, ma non immaginavamo così ampio. Un voto che ha un significato, quello di dare continuità a un'azione amministrativa che cominciava a far vedere i suoi frutti. Credo che i cittadini abbiano comunque non gradito il tradimento, così come da loro è stato definito, non hanno gradito il comportamento che di fatto ha ribaltato il voto popolare del 2014, mandando la consigliatura in tempo anticipato ad elezioni. Due legislazioni in tre anni, quali emozioni per Carla Medau? Beh, l'emozione della vittoria ieri sera è ancora fresca, all'emozione poi prende il posto il senso di responsabilità e con la speranza di ricominciare, ripeto, già da stamattina a riannodare quei fili che si sono interrotti due mesi fa. Pula alla stagione ormai alle porte necessita di un intervento immediato nei diversi settori e quindi sarò velocissima nel scegliere l'esecutivo e soprattutto l'insediamento in modo che possiamo essere operativi il più presto possibile per dare risposte ai cittadini pulesi ma soprattutto ai tanti visitatori che già oggi affollano la nostra cittadina. Benissimo, allora lo possiamo considerare il voto dei tuoi cittadini, dei cittadini pulesi, come un voto di giustizia? Beh, ci sono diverse letture di questo voto. Sicuramente i cittadini non hanno gradito questo affronto che è stato fatto, anche perché è palese che sia sceso in campo il dodicesimo uomo, quello che ha aiutato a una conclusione così repentina del nostro mandato. I cittadini sanno scegliere con buon senso e democraticamente hanno ribadito che sono loro il presidio della democrazia e loro gli unici che possono decidere le sorti democratiche e istituzionali della nostra cittadina. E te l'hanno dimostrato assolutamente in pieno ieri col voto. E a loro va tutto il mio ringraziamento e l'impegno e la promessa di un impegno continuo e costante per il futuro a venire. Carla Medau, il prossimo mese progetti? Progetti, intanto stavamo già lavorando su progetti approvati, si tratta adesso di avviare le procedure per le gare d'appalto, abbiamo tantissimi impegni nelle opere pubbliche, ma dobbiamo riannodare il filo con le famiglie, con gli operai, con tutti i cittadini che ci chiedono servizi e ai politici chiedono risposte adeguate ai loro bisogni. Saprete riprendere in mano la situazione per la stagione estiva? Ma adesso vediamo, so che il commissario straordinario ha già avviato una prima programmazione, sicuramente la implementeremo. Intanto ho fatto un giro di saluto stamattina negli uffici comunali, riprenderemo il dialogo interrotto sperando in una rinnovata collaborazione di tutti i dipendenti e di tutta la struttura. Noi ti auguriamo un lungo e sereno mandato per tutti questi 5 anni. Grazie, io lo devo ai miei cittadini e farò il massimo e l'impossibile perché ciò avvenga, perché ne porterà certamente beneficio all'intera cittadinanza e questo ce lo auguriamo, la squadra è forte e molto motivata e ci metteremo subito al lavoro. Grazie ai cittadini di Pula. Arrivederci, sindaco di Pula. Arrivederci.